Allora, ne approfitto per rileggere i messaggi. Ti dà tanti baci. Mi sa che la PS4 prima o poi me la prendo. Dice Albafica, sì, io ti ho speso come si chiama? Uno stipendio per prendere la PS4. Quando avevo ancora il lavoro. The Doctor Who dice, io ho iniziato sul DOS con Wolfenstein. Van Game dice Crash Bandicoot, bellissimo gioco, ma io non ce l'avevo. Pong è un pupo. The Doctor Who dice Dino Crisis, ok, ti voglio bene, grazie, anch'io ti voglio bene. E anche Albafica dice Where are we Dino going, Crisis, Tess? super gioco davvero, un gioco Capital stupendo. buildings in this direction. L'ho finito in tutti i modi possibili e immaginabili, avevo 8 anni e già ero in grado di finirlo al super 100%, comprese quelle missioncine strampalate di post-game. Let's see what we can find. Stai parlando di Xbox su un live PlayStation? Non mi offendo. Hai un passo di cerbiatta? Oddio, non. Mi hanno sempre detto di no, in realtà. Pom 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 quando cammino. Quindi credo che sia una presa per il culo. Allora, questo lo posso uccidere, credo. Perché poi devo fare un po' di casino, quindi forse è meglio. Albafica dice ci starebbe un nuovo titolo di No Crisis, mi piacerebbe talmente tanto che non è un'idea. Manderei al diavolo Resident Evil, perché i dinosauri sono i dinosauri, cioè. Non c'è nulla di più affascinante di un dinosauro, secondo me. Oh, grazie! Passo di ciabatta, ergot, avevo letto un passo da cerbiatta, dicevo boh, in realtà non mi sembrava. Adesso ha tutto molto più senso. Sì, ho le ciabatte, quelle che delle infermiere, presente? Le Crocs, cioè. Pubblicità, pubblicità, faccio come Alessio. Pubblicità, pubblicità. Non ho controllato che non ci fosse nient'altro. Infatti dicevo, Ergot mi sta prendendo per il culo perché c'ho il passo di un elefante. Non so neanche usare i tasti, abbiate pazienza. Sono a metà tra Pianesani e Pierpaolo, un mostro. E sono anche donna, quindi ancora più mostruoso. Climb on up. Commenti, wow, grazie. È la seconda volta nella mia vita che arrivo a 100 commenti. The Doctor Who dice io amo i Velociraptor. È vero, sono bellissimi. Ho l'autografo di Pierangela su un suo libro di dinosauri. Gusto dice il tuo ego ti ha fatto leggere cerbiatta, davvero. Ho un ego problematico. Sono un tipo davvero troppo vanitoso. Mi merito un ban da Ciro. Okay, how do we get out of this place? Abbiamo le stesse ciabatte. Le Crocs. Io ho le Crocs, quelle azzurro, puffo. Mi fa vedere la bellissima scrivania su cui costruire oggetti del desiderio. Che non posso costruire. Cioè che poi io questo l'avevo tutto fatto, sui tempi. Vabbè. Were you with Marlene when you were bitten? No.
I went to her for help afterwards. Knowing her, I'm surprised she didn't shoot you. Direi di tenere per la seconda pistola. I told you. She's gonna be fine. Perché tutto il resto a realismo ti serve poco o niente. Nel senso che una volta che spari non è che ti serve sparare, cioè non hai munizioni da sparare a raffica, per cui anche la velocità dell'arma, cose simili, sono cose che diventano secondarie. Ho bisogno di un Pianesani che mi legga i commenti. Qualcuno mi faccia un Pianesani di pezza da mettermi vicino alla poltrona. Che poi Pianesani è il cugino italiano di Tony Stark, secondo me. Oh, shit! Sorry, sorry, that was me. Tess. Sorry. Come on, stay close to me. Tess, picchiala. No, che c'è? Adesso c'è il... come si chiama? Quel gioco di... Shit. Quel gioco di Nintendo fatto con la lana, no? Non mi ricordo come si chiama, c'ho l'Alzheimer. Voglio un Pianesani di lana, giocabile. Mamma mia, come suona male. Alright, watch your head. Sei antigioco, mi sei dato paura. Sì. Sarebbero belle le Crocs se ci fosse il 48 di misura. Mm. Io ho il 40. E già sono il piede grande. Ma è il 48, cavolo, cioè è un piede... No, non facciamo discorsi sui piedi, ragazzi, che ho appena seminato il feticista dei piedi. E non voglio tornare sui discorsi dei piedi, eh. Porco cazzo! Epico! Io lo troverei inquietante un Pianesani un pupazzo vicino. Beh, un pupazzo carino, dai. Dice Ergut. Yoshi Woolly World, esatto, esatto. Voglio un Pianesani di lana. Ho sbagliato strada, ecco perché mi ha punito. No, questo gioco è punitivo se sbagli strada. Non è come Alien, ecco. In questo Alien mi è piaciuto molto di più. Non so che potresti uccidermi per questo, però... Alien è sempre diverso, mentre in questo gioco qui no. Con questo non voglio dire che questo gioco non ha i suoi pregi, perché come storia non c'è paragone. Però... speriamo che ne valga la pena. Più casino, Joel, magari. Sì, prendiamo a calci il mondo. L'amo è mio.
Non mi arrischio perché ho lasciato la porta aperta come ogni bravo Joel fa. Leggo un attimo qualche commento. Feticista dei piedi. Però lo stream lo vedo meglio di multiplayer. Ergut, sto trasmettendo a elevata. Perché mi hanno detto di abbassare la qualità perché sennò scattava troppo. Altrimenti sarei in full HD. Ciao Locke, Green Traveler, benvenuto. Dice che posso usare la torcia, non mi vedono, lo so, ma per sicurezza, visto che prima mi hanno sgamato mille volte, anche perché a volte ci sono quelli che ti vedono in teoria. Ditemi com'è la qualità video, se lo vedete a scatti o cosa. Adesso c'è una parte difficilissima, una delle parti più difficili che ci siano. E sono anche senza armi, grande! Ma sì, pugni, pugni! Devo raccogliere qualcosa, o sono morta. Dai, un qualcosa! No. Troppo. Non bisogna. È come Bloodborne, non bisogna farsi prendere dalla voglia di fare. No. Sono anche un po' messa male come salute. Forse dovrei solo tirare una bella moto. Ma sì, geniale proprio. Ah, basta, vi prego. Mi fate sembrare un abisso. Allora, curiamoci per prima cosa. Un punto piuttosto complicato. Non è andata male. Ma io dirò sempre che non è andata male, sono come pianese. È tutto perfettamente sotto controllo. È sparito tutto, non posso raccogliere più niente. Va bene.